La tomba sontuosa che Massenzio aveva fatto preparare rimase vuota anche del corpo dell'uomo che l'aveva voluta. Cominciando questo viaggio avevo detto delle molte Rome che coesistono nella Roma attuale, quella che è sotto gli occhi di chi ci vive o la visita. Beh, questo indubbiamente contribuisce al fascino della città, ma da un altro punto di vista rappresenta anche una difficoltà. Può dare un'impressione di disordine, sicuramente è una difficoltà per chi la vuole raccontare ed è la difficoltà che noi cercheremo di vincere, di superare nel corso di questo nostro viaggio. Viaggio e racconto cominciati in una maniera piuttosto densa, perché in questa prima parte della storia abbiamo visto le città dei vivi e dei morti, abbiamo visto l'Appia Antica, che è un luogo di fascino, e abbiamo visto, lo voglio sottolineare, quel circo di Massenzio, che è importante in sé per ciò che rappresenta, perché la sconfitta di quell'imperatore a Ponte Milvio da parte di Costantino ha segnato un punto di fondo non solo nella storia di Roma, ma dell'intera civiltà occidentale. Nel secondo DVD. Il giardino segreto dei Cavalieri di Malta e la storia dell'architetto che lo ha progettato. I segreti della basilica cristiana più antica della città. La tomba dei Pancrazi, esempio unico di arte funeraria dell'antica Roma. Le suggestioni dell'incredibile scenografia della Cappella dei Cappuccini. L'emozione della discesa a più di 25 metri alla scoperta dell'acquedotto sotterraneo più antico e più grande di Roma. Due laghi sotto la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. Sotto Palazzo Farnese i grandi mosaici appartenenti a un complesso termale di 2000 anni fa. E molto altro ancora.
La tomba sontuosa che Massenzio aveva fatto preparare rimase vuota anche del corpo dell'uomo che l'aveva voluta. L'Orto Botanico di Roma nasce in questa sede, nel giardino di Palazzo Corsini, nel 1883, quando Pietro Romualdo Pirotta viene chiamato a dirigerlo. Con Roma Capitale d'Italia lo spostamento era stato organizzato da Quintino Sella, ministro di Umberto I, con la riorganizzazione degli istituti scientifici prima a Via Panisperna, dove in realtà l'Orto Botanico aveva soggiornato per alcuni anni nel convento appunto del Suore di Via Panisperna, ma dove la posizione non era favorevole. Quintino Sella, studioso, coltissimo e presidente dell'Accademia dei Lincei, aveva trovato la posizione più favorevole proprio in questo giardino, che presenta attualmente la sua connotazione nella parte basale e ricorda sicuramente il giardino di Palazzo Corsini, anche con alcune modifiche. Il botanico Pirotta era stato chiamato a dirigere l'Orto Botanico e l'Istituto Scientifico, l'Istituto quindi di Botanica. Pirotta aveva riorganizzato questo giardino che era stato nel 500 della famiglia Riario e poi era passato nel 700 alla famiglia Corsini e in realtà aveva riorganizzato proprio perché esperto botanico aveva incominciato a fare delle spedizioni nel territorio, soprattutto laziale, e poi anche spedizioni più lontane, e aveva incominciato a raccogliere delle piante storiche. Fece anche trasferire dalla sede di Via Panisperna la serra storica, la serra francese, la serra monumentale che è attualmente presente, che era utilizzata sempre nella sede di Via Panisperna per il ricovero delle piante. Era stata anche riutilizzata e rimessa in attivo quindi la Serra Corsini, sempre la serra storica del 1870, che era la prima stufa calda di Palazzo Corsini. Il botanico aveva incominciato a sensibilizzare, diciamo così, e a organizzare le spedizioni per un concetto che è fondamentale per tutti gli orti botanici, che in realtà sono dei musei e che conservano appunto le specie rare e in estinzione. E proprio questo era il discorso che portava avanti Pirotta, perché le specie negli orti botanici non vengono naturalmente comprate dai vivai, perché devono essere delle specie wild, cioè delle specie che provengono dall'ambiente naturale di provenienza. Ma questo compito principale degli orti botanici è la conservazione delle specie, che è un problema dibattuto a livello internazionale, in cui ci sono delle strategie, diciamo, proprio mondiali per la conservazione. Però un altro discorso importante per capire l'Orto Botanico di Roma è questo concetto legato appunto alla sua, diciamo così, rinascita e posizione in questa sede dopo appunto Roma Capitale, è legato alla conservazione delle specie medicinali, perché questo orto in realtà trae le sue origini dal Vaticano. Possiamo dire che c'è sempre stato l'interesse dell'uomo per la conservazione delle piante, legato non solo a FIA, per il cibo, diciamo, ma anche per la cura delle malattie. Possiamo quindi far risalire l'origine di questo orto botanico proprio a Niccolò III, intorno 277-280, quando aveva realizzato all'interno dell'attuale Vaticano, che si stava organizzando con i nuovi palazzi, un'area che era il Viridarium. Era un'area chiusa, cinta da mura. E poi la presenza di Bonifacio VIII, che nel 1303 istituzionalizza l'università La Sapienza.
in realtà l'Orto Botanico di Roma è legato, è uno dei musei della Sapienza. Se poi arriviamo al 1660, c'è stato un papa, è stato Alessandro VII, che in realtà ha capito l'importanza di donare un'area per la coltivazione dei semplici, sempre quindi per le lezioni mediche, all'università, quindi svincolata, diciamo così, dal papato. E quest'area si trovava qui sopra alla Fontana dell'Acqua Paola, nel convento dei frati, che già coltivavano nel loro orto i semplici. E poi in realtà quest'area era molto ventosa qui sopra al Gianicolo, quindi non era molto adatta. Allora, quando poi c'è stata, e qui ritorniamo con l'Unità d'Italia, la riunione di tutti gli istituti scientifici sul Viminale, c'è stato il trasferimento di quest'orto, che ormai era slegato dal papato, appunto a via Panisperna. Questo diciamo, però anche lì era sacrificato l'orto, perché era un po' buio. In realtà Quintinosella aveva avuto un progetto molto più ampio, che era quello di realizzare un giardino fra il Quirinale e il Viminale, però questo progetto non andò in porto. E in realtà poi quando appunto lo Stato nel 1883 acquistò con il comune appunto Palazzo Corsini, Quintinosella suddivise, diciamo, l'area, cioè il palazzo fu dedicato all'Accademia dei Lincei, di cui lo stesso Sella era il presidente, e il giardino, appunto, fu donato per realizzare l'orto botanico.